Salve a tutti e benvenuti all'appuntamento con le stelle. Questa volta parleremo dei segni di aria, ossia gemelli, bilancia e acquario. Iniziamo col segno dei gemelli. Il gemelli è il segno della comunicazione per eccellenza, infatti il suo pianeta guida è proprio il Mercurio, che è il pianeta della comunicazione. Per quanto riguarda l'anno 2016, diciamo che il Gemelli avrà un anno abbastanza pesantuccio, in quanto risentirà della opposizione di due pianeti molto importanti, che sono Saturno, che è nel segno del Sagittario, quindi opposto a quello dei Gemelli, e di Giove, che invece è in quadratura dal segno della Vergine. Cosa significa tutto ciò? Saturno, abbiamo già detto in precedenza che è un pianeta, diciamo, saggio, quello che ti impone delle scelte drastiche, ossia per effettuare dei cambiamenti positivi bisogna eliminare tutto ciò che non va, quindi tagliare i rami secchi. Saturno impone di fare delle pulizie su queste cose che non vanno più bene. Però essendo in opposizione, Queste decisioni da prendere, questi cambiamenti da effettuare, saranno delle decisioni che peseranno molto ai gemelli, perché proprio perché questo pianeta si trova in opposizione non sarà facile da gestire in tutti i campi. Quindi, essendo il Gemelli un segno molto, trasparente, che non è un segno frivolo, in buone parole però, perché non è un segno che si fissa molto sulle cose che non vanno, no, è un segno che campa alla giornata, quindi per lui i problemi non esistono. Se oggi non va bene, domani andrà meglio, non ha importanza. Quindi trovarsi di fronte a determinate situazioni che comunque vanno cambiate per forza sarà comunque una situazione abbastanza opprimente per un tipo gemelli. Però tutto questo passerà, e anche in fretta, perché poi ci saranno dei momenti in cui i gemelli avranno dei pianeti favorevoli e quindi potranno agire e liberarsi di tutto ciò che non va. La vita lavorativa e in più in generale gli impegni e le responsabilità riguardanti il vostro futuro infatti saranno costantemente dinanzi a voi, quasi a divenire un'ossessione dalla quale scappare è quasi impossibile. Però questo Saturno e Giove vi insegneranno proprio il metodo come affrontare tutte queste situazioni che per voi in questo momento sembrano opprimenti, ma che poi diverranno molto fluide col passare del tempo. Infatti dovete essere propositivi e vi dovete aprire al nuovo senza però dimenticare di avere ben chiare le vostre possibilità, sia sotto il profilo economico che strettamente professionale. Quindi non abbiate paura di apparire decisionisti e soprattutto estremamente pratici, perché ne andrà poi del vostro tempo e delle risorse che possedete. Per quanto riguarda invece, diciamo, il periodo buono per voi, ossia quando ci sarà Mercurio favorevole, che Mercurio non solo è il vostro pianeta guida ma anche il pianeta della comunicazione, quindi vi permetterà di rifiorire in un certo senso, questo periodo sarà ottimo ad ottobre, quando anche Giove nel segno della bilancia, perché entrerà a settembre, quindi in trigono al vostro segno, che è il pianeta della fortuna, Giove, quindi questo vi permetterà proprio di realizzare, concretizzare quanto finora è stato solo praticamente leggermente programmato. Invece adesso sarà possibile ottenere anche qualcosa di extra, quindi del tutto inaspettato. Quindi sarà veramente un rifiorire, un rinascere per i gemelli. Ma la vostra stagione invece avrà inizio anche nel momento in cui ci sarà un rifiorire di sentimenti, che sarà un momento molto bello, dove ritroverete nuovamente la voglia di fare, di emergere con un modo di sentirvi alquanto leggero, che vi appartiene dopo tutto. E quindi vi sentirete liberi da tutto ciò che vi ha creato queste responsabilità e questi problemi che vi hanno soffocato durante l'anno,
a questo punto riuscirete ad emergere con questo stato di liberazione e di leggerezza e riuscirete a programmare tutte le cose tranquillamente come avete sempre fatto. E chiuderete l'anno in bellezza quando ci sarà Venere armoniosa nel segno dell'Acquario, con la possibilità di valutare seriamente anche un cambiamento radicale per ciò che riguarda la vostra vita di relazione. Quindi se siete in coppia valuterete se è il caso di continuare o no questa relazione, altrimenti ci sarà la possibilità anche di nuove conoscenze che vi porteranno a condividere nuove emozioni. Quindi comunque finirà l'anno in bellezza. Adesso passiamo al segno della bilancia, il segno che cerca l'equilibrio. La bilancia è amante della bellezza, dell'arte, è il segno artistico per eccellenza dello zodiaco. Anche per la bilancia non è stato un periodo facile finora, per le varie opposizioni. Però adesso, finalmente, nel 2016, sarà l'anno proprio del riscatto, perché con l'ingresso di Giove nel vostro segno proprio dal 9 settembre, che durerà un anno, quindi inizierà un anno di cambiamento. Per quanto riguarda invece la prima parte di questo anno, non ci saranno situazioni, diciamo, eclatanti, tranne in alcuni periodi dove i pianeti, ossia quelli veloci, ossia Mercurio e Venere, saranno presenti o nel vostro segno, come sta accadendo proprio in questo momento, oppure nei segni degli elementi a voi affini, ossia nel segno dei Gemelli o nel segno dell'Acquario. Quindi questo vi porterà comunque un periodo che vi permetterà di rifiorire, brevi periodi. Mentre da settembre, con l'ingresso di Giove nel vostro segno, inizierà proprio la stagione del riscatto, quindi potrete realizzare tutto ciò in cui credete. Dal 29 giugno, come dicevo, ci sono questi periodi in cui Mercurio e Venere vi proteggono, e sono il periodo che va da tutta la fine di febbraio fino ai primi di marzo. Poi dal 29 giugno, che sarà in trigono in Gemelli Mercurio, quindi ci sarà anche quest'altro mese, diciamo, di buoni propositi, in cui potrete lanciare messaggi significativi, quindi iniziare già a programmare qualcosa per poi raccoglierne i frutti nel momento in cui arriverà Giove nel vostro segno. E infine Mercurio sarà proprio nel vostro segno, proprio dal 7 al 24 ottobre, quindi questa è una data importante perché andrà a incontrare anche Giove che entra nel vostro segno, quindi sarà veramente l'ingresso e l'inizio di un grande anno da programmare. Quindi avete modo di fare grandi conoscenze, nuove conoscenze molto particolari che vi potranno essere utili anche proprio nel campo lavorativo, vi potranno portare quindi nuove attenzioni verso cose che magari finora non avete neanche considerato. Quindi sono anche persone che voi conoscerete al di fuori della vostra normale cerchia di amicizie, persone diverse, insomma, che comunque saranno molto molto positive per la vostra carriera. La vostra stagione dell'amore inizia il 30 agosto e proseguirà fino al 23 settembre. Qui sarete sostenuti da Venere, Giove, Marte e Saturno. Quindi addirittura quattro pianeti che vi regaleranno veramente una grande fortuna e tanti desideri affettivi da realizzare. Quest'anno si concluderà in bellezza, anche quindi dal punto di vista dell'amore. Potrete cambiare sia la vostra vita e spingervi ad allacciare una storia nuova che darà il via ad una serie di esperienze in grado di appagarvi profondamente, non solo per il vostro cuore, ma anche per la vostra anima. Adesso passiamo al segno dell'Acquario, che è l'ultimo segno dei segni di aria, ed è, io lo chiamo il segno mentale dello zodiaco, perché è un segno molto particolare, è il segno più intelligente dello zodiaco, proprio perché l'Acquario basa i suoi rapporti non solo sul piano fisico, ma molto sul piano mentale. Per lui sono importanti quei rapporti, anche in amore. Il rapporto col partner deve essere un rapporto di amicizia, prima l'amicizia e poi sentimentale, è molto particolare. Finalmente anche l'Acquario torna a respirare. Perché finalmente? Perché ha subito anche lui l'influenza di Saturno contro per 2 anni.
quindi abbiamo già detto gli effetti di Saturno sul segno, però questo che cosa ha fatto? Comunque ha rafforzato l'acquario, quindi adesso l'acquario è in grado di realizzare, è pronto a realizzare tutto ciò che di nuovo gli si può proporre. Quindi è pronto veramente a raccogliere l'occasione di fare cose entusiasmanti, di stravolgere tutte le sue vecchie abitudini e di assicurarsi certezze e un bel po' di serenità. Però a quanto pare, cioè, l'acquario non è un tipo che ama troppo la serenità, il quotidiano, ama molto invece le novità, perché essendo un segno d'aria comunque è attratto sempre dal nuovo. Quindi non sarà facile chiudere un acquario in un, diciamo, e limitare i suoi confini, proprio perché lui ha bisogno di manifestare questa sua indipendenza, sia mentale che fisica. Quindi diciamo che dal 7 al 24 ottobre è un periodo molto importante, proprio perché ci sarà questo Mercurio, che è il pianeta della comunicazione, in trigono dalla Bilancia, e quindi porterà grandi novità e concretizzazioni anche sul piano finanziario, grazie all'aiuto di Giove, che sarà in quel momento entrato nel segno della Bilancia, quindi sempre in trigono, e degli effetti positivi usufruirà anche l'acquario. E quindi sarà un grandissimo sostenitore delle vostre azioni. Poi ci sarà un autunno che vi permetterà di risolvere anche pendenze amministrative, legali e finanziarie, perché non l'ho detto finora, però Giove rappresenta anche la legalità, quindi avere Giove favorevole nel caso in cui si hanno pendenze legali o finanziarie di questo genere, ci sarà la possibilità proprio di concretizzare, di chiudere queste situazioni negative e quindi di capovolgere la situazione e di renderla positiva per chi lo ha favorevole. In questo caso lo sarà, perché dal 9 settembre, come ho detto prima, entrerà Giove in Bilancia, quindi favorirà tutti i segni di aria, ossia i gemelli e anche l'acquario. Poi per quanto invece riguarda la stagione dell'amore, diciamo che l'acquario avrà grandi possibilità di fare nuove conoscenze e quindi sperimentare anche relazioni differenti con persone con le quali magari non ha mai avuto contatti, perché non ha mai considerato la possibilità di conoscere queste persone differenti dalla propria visione, insomma. L'acquario è anche un segno che è molto diffidente in amore, quindi difficilmente si lega se non sente questa attrazione mentale nei confronti dell'altra persona. Quindi ci sarà la possibilità di sperimentare comunque nuove conoscenze. La stagione dell'amore si concluderà anche a dicembre, quindi finirà l'anno in bellezza, quando Venere sarà proprio nel vostro segno. E quindi per chi sarà ritornato single, mi auguro di no, vi porterà proprio la conoscenza di persone nuove, con interessi diversi e quindi diverse frequentazioni, che possono darvi la voglia veramente di provare una nuova passione. Quindi vi lascerete travolgere da queste passioni che finora non avete proprio considerato, fino a spingervi verso nuove dimensioni sentimentali. Con questo augurio la puntata finisce qui, vi aspetto alla prossima volta con i segni di acqua. Saluto tutti, un bacio dalle stelle e ringrazio Trust Parrucchieri, che curano il mio trucco e parrucco. Ciao!